Ura nofsener tajjeb nsalmu dawk kollha li qegħdin isegħuna fuq il-programm Motordrome. Ovvjament qed tarawna il-ħadd wara nofsinhar fis-sija dan huwa il-programm bil-ħin tas-soltu, repeat. Jekk qed tarawna f'xi waħda mir-repeat, jiġifieri qegħdin tarawna mela il-ħadd fil-għaxija fit-tminja jew inkella il-ħamis wara l-10 nofs. Illum għandi mistednin verament partikolari fil-programm. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja il-Chairman tal-Malta Motorsport Federation, lil Tonio Cini, li ovvjament bu jġipi f-studio stana illum l-nies tal-kwalità ta' Danilo Rossi li huwa 5 times world champion fil-karting, l-Roberto Venieri li huwa technical director u kien suq ukoll kien driver fil-Formula 1. Affarijiet jiġifieri hawn huma l-ħbieb tagħna. Magħna għandna wkoll jiġifieri f'intervista oħra dalwaqt lil-żewġ drivers, lil-Zachary Dante, nafu bħala Zek aħna minn California, USA, wieħed mid-drivers tat-tim tal-Malta Formula Racing, u Keith Camilleri, id-driver, il-prodigi Maltija, ovvjament qiegħed magħna wkoll hawnhekk biex Zek skużawni lil-Keith intqajna miegħu, però ħana nerġgħu nintqgħu miegħu bħala parti mit-tim. Ħala qalbu il-klim tagħna minn Malti, ovvjament il-lingwa minn Maltija għal-Taljan, peress li dawn iż-żewġ driver kemm Danilo Rossi u Roberto Venieri huma Taljani. Propju il-bieraħ waqt li qed isir dan ir-recording huwa il-ħamis, il-bieraħ l-erba' ġewwa Hastings, ġewwa il-Belt, sar il-ġnien ta' Hastings setup verament bellezza, saret il-lonċ tal-karozza wkoll, ta' karozza verament sabiħa tal-F4 li isuqu Zek u Keith. Alright, kambjamo in italiano perché non avete preso neanche una parola lì, no? Maltese non è il vostro forte. È un po' difficile. Allora, cambiamo in italiano così possiamo parlare con voi. Benvenuti a Malta. Grazie. Siete già stati fatti benvenuti. Proprio ieri c'era un bellissimo launch dell'auto che si guida, era bellissimo, no? C'era tutta quella gente, è gente importante anche. Ma Danilo Rossi e Roberto Venieri. Danilo, tu hai fatto cinque volte il campione del mondo nel karting, no? Come hai fatto a vincere cinque volte? Gli altri sono fermati o guidavi una Ferrari? No, diciamo che ho iniziato a correre all'età di 8 anni. E ho iniziato con mio padre a livello regionale, man mano ho iniziato a fare gare sempre più importanti, okay. Fino a quando nel 90 ho avuto l'opportunità di gareggiare per la casa ufficiale CRG, con loro, grazie a loro ho avuto modo di crescere molto e di provare tanto e di iniziare a partecipare alle gare più importanti. Il mio primo mondiale è stato nel 1990, qui è stato il mio primo titolo mondiale. Mm-hmm. Ovviamente per un pilota pensare di vincere un mondiale è sempre una cosa molto difficile, sì. Però quel giorno è arrivata questa vittoria. Tutti quei kart dal mondo, sì. Migliaia di kart che e dopo quell'anno lì sono arrivati bensì anche altre 4 volte. Ok, quanto si fa una gara dei kart? Quanti paesi per vincere un mondiale? Quanti paesi ci sono? Mondiale di kart c'è stato un momento che la gara veniva svolta in una unica gara, in un unico weekend. Okay. Ovviamente non si fanno i tempi di qualifica, poi ci sono 5 o 6 batterie, dipende dal numero degli iscritti, okay. Prefinale e finale. Quindi per arrivare alla finale bisogna comunque procedere nelle varie gare e sono tutte gare a eliminazione per poi arrivare alla fase finale. E ci sono stati altri anni dove invece il mondiale è stato svolto su più prove, 2 o 3 prove. Ok, ma quanti paesi? Normalmente c'è tutti i paesi d'Europa, partecipano anche spesso dal discorso Asia come Giappone, anche America, anche se non molto, in quanto l'America, ecco, loro seguono una cosa grossa, no? Sì, seguono più dei campionati un po' diversi, però ecco, diciamo il plus ultra del kart viene svolto proprio a livello europeo. Ok, bellissimo. Ma come hai cominciato? Perché il kart quando sei giovane
è qualcosa che puoi guidare, non è come un'automobile che devi aspettare che fai 16 anni. Con i kart si può cominciare anche molto prima, ma c'è gente che sta sempre e solo nei kart, anche quando sono più grandi. Ma tu come hai cominciato? Perché i kart? Io sono stato fortunato in quanto mio papà era meccanico, aveva un'officina, okay. Quindi sin da piccolo sono sempre stato nel mondo dei motori. Fin quanto un giorno ho sentito un rumore, okay. E mi sono affacciato alla finestra e c'era un kart che andava per strada. Per strada? Proprio così è successo. E da era come noi, non aveva una pista? No, perché con l'armata non ne abbiamo piste. Per fortuna avevamo le piste. Questa è stata una cosa buona. È una battuta che faccio. Da lì praticamente ho iniziato a chiedere a mio papà, okay. Di volere un kart, e poi sono stato accontentato e da lì è iniziata tutta la mia carriera. Come ti sei, come si dice, andato? Diciamo che l'inizio non è stato difficile, in quanto proprio nel mio paese c'era ci una sono pista. I gruppi, ci sono... piste? C'era una pista che io tra l'altro neanche conoscevo. Ci sono dei club? No, c'era proprio un club, non c'era una pista e solo dopo che mio papà ha comprato il kart e da lì abbiamo iniziato a... Tutti potevano andare sulla pista? Sì, certo, andare sulla pista e girare. Perché comunque, si pagava? Sì, si paga una quota giornaliera per girare. Ok, ok. Ovviamente per... Quanti anni fa questo? Beh, avevo 8 anni, adesso ho 40 anni, quindi allora, 32 anni fa. E diciamo, ecco, una bella esperienza. Sì, la facilità per un pilota per poter affacciarsi nel motorsport, okay. Ovviamente è quello di avere una pista, una struttura, perché senza strutture non si può fare niente. Lo sappiamo. Sì. Lo sappiamo. ok, il karting è la base del motorsport. Tu hai anche la tua ditta. Perché hai deciso di fare la tua ditta? Io ho sempre corso in kart, poi ho avuto un'avventura in automobilismo, ho fatto 3 anni il Formula 3 e un anno anche il Formula 3000, poi nell'anno 2000 è stata per me una decisione molto importante, quella di dover continuare a correre o dedicarmi di più per quello che poteva essere un mio futuro a livello business industriale. Okay. Ho scelto questa strada, da lì ho fatto parte del gruppo CRG come team manager, okay. E fino a quando poi nel 2008 mi sono messo in proprio e ho creato il mio brand, DR Racing Kart. Ma come si fa a creare un kart? È un kart, equivale all'altro? Sì o no? No, ognuno... Hai fatto delle modificature? Si può delle idee tue nel kart? Assolutamente, ci sono delle omologhe da rispettare, però in queste omologhe ognuno cerca di fare il proprio lavoro in base alla propria esperienza, in base anche alle esigenze che uno vuole, che ha, perché comunque... ognuno di noi come costruttori segue dei mercati e in base ai mercati che segue cerca di produrre il kart che può essere adatto per quel tipo di mercato. Ok, bellissimo. Come sta andando? Sì, sta andando bene, siamo contenti, anche se il periodo in generale a livello mondiale non è dei migliori. A livello mondiale. Però per quello che è la mia attività, per come siamo iniziati, sta andando molto bene. Buona fortuna sempre per il futuro. Ma adesso, come si dice... questo momento è il momento del Monza Formula Racing. Certo. E tu fai una posizione, come si dice, principale in questo team. Sei il team principal, no? Il principale del team. Cos'è esattamente il tuo lavoro nel Monza Formula Racing? Il Malta Formula Racing è nato perché all'inizio dell'anno io ho deciso di creare un team di macchine di questa nuova Formula 4 che è una bella pensata, no? Questa sì. Transizione dai kart alla Formula, no? Questa è stata una categoria voluta dalla FIA. Dalla FIA. E è l'unica categoria che un pilota a 15 anni può partecipare. A 15 anni. Quindi è l'unica categoria che a livello nazionale si può partecipare a 15 anni. Ma, e essendo io addentrato nel mondo del kart, ho pensato che il discorso della Formula 4 è proprio la categoria giusta per creare un prosieguo dei piloti tra il kart e la Formula 4. Cresce. Stando all'interno di questo ambiente è stata la... penso di aver fatto la scelta giusta. Sì. E ovviamente
Ho contattato dei miei amici che rispetto nel mondo del motorsport, che adesso sono diventati miei partner, e compreso Roberto, che è lui il responsabile tecnico di tutto, è lui, okay, che gestisce realmente, che fa il, diciamo, il cuore del team, perché comunque tutta la gestione tecnica viene effettuata da, okay, Roberto, e da lì siamo partiti. Abbiamo effettuato già la prima gara ad Adria e siamo rimasti molto contenti. State imparando molto, sì, dalla, sì, prima. Anche perché abbiamo avuto la partecipazione di 22 piloti, quindi è stato, diciamo, un buon tutti insieme boom iniziale, considerando anche che l'Italia, che era, diciamo, la patria dell'automobilismo, sì, in passato, purtroppo, sì, ha avuto molti problemi, sì, l'automobilismo, sì, in Italia, diciamo, ha perso tutto, posso anche dire che era quasi finito. A questi ultimi anni, sì, che adesso con la Formula 4 sia il punto di ripartenza. Grazie molto, grazie del vostro intervento, grazie per essere qua, e grazie, grazie a voi per tutto quello che fai per, non solo per Zac, ma per il nostro kit, certo, che per noi è una storia che si sta scrivendo, una storia veramente bella. Sì, per noi, ci tengo a dire questo qui, il discorso del nome Malta Formula Racing, mm-hmm, è nato perché uno dei partner vive qui a Malta, okay, e abbiamo pensato di fare una cosa nuova, essendo, sì, il team di macchina nuovo per noi, essendo la categoria nuova, abbiamo anche pensato che il discorso di Malta poteva essere una spinta in più, essendo una cosa nuova, non avendo qui a Malta nessun team in passato che rappresentava un team di formula. Ovviamente la scelta di Kit Camilleri, perché pensavamo che era la cosa più giusta, mettere un pilota maltese come punto di partenza su una formazione nuova da poter crescere veramente insieme. Non solo perché è bello, ma perché è bravo. Certo, anche, assolutamente. Ok, grazie molto, grazie, Danilo. Roberto, prima ho fatto un po' un gaff, come si dice, ho detto che eri un pilota per il Minardi, era un meccanico, no? Meccanico. Allora, Roberto, ex F1 Minardi, no? Sì. Era un tecnico? Sì, ero capo meccanico. Capo meccanico. Tu sei entrato nell'F1, quanti anni hai fatto nel Formula 1? Ho fatto quasi sei anni. Sei anni, allora, come erano questi anni? Beh, molto belli, molto duri, ma anche molto belli. Ho imparato molto nel mondo del motorsport, che prima non conoscevo. Prima avevo solo fatto qualche gara in go-kart, quindi sono entrato nel mio sogno praticamente. Però è stato molto, molto bello, anche perché è stato in un periodo dall'85 fino alla fine del 90, quindi tanti anni fa. Penso che c'è una grande competizione per entrare. Sì, ma era più umano confronto, okay, a quello che è adesso. Che era adesso, più umano. Esatto, bella. Eravamo poche persone, sì, che lavoravamo tutte un gruppo molto, sì, unito. Sì, sì. Nell'85 eravamo tutto il team Minardi, erano 36 persone. Oh, 36, adesso sono 350, quindi è una cosa incredibile. Prima si conoscevano i nomi, adesso sì, sì, l'email. Molto bene. Però ho fatto 94 Gran Premi e mi è servito molto per imparare, anche se io mi è piaciuto andare avanti e fare un team per conto mio, perché la Formula 1 era un po' chiusa per me, perché, okay, mi piaceva fare qualcosa di mio per andare avanti, ecco perché dopo piano piano negli anni ho fatto un team per conto mio fino ad arrivare adesso all'unione con Danilo, con Malta. Un'unione bella. Molto, grazie, bella. Grazie. Ottimo. Ma sappiamo che il migliore anno della tua vita era non nella F1, come hai detto, ma nel karting. Anche tu sei stato un pilota nel karting, no? Sì, sì, ho corso. Com'era questo karting per te? Beh, molto, molto bello, anche quello mi sono divertito molto, ho imparato molto. Questo insegnamento che mi ha dato nel kart mi è servito per nel mio lavoro, avere a che fare le comunicazioni con i piloti. Okay. È molto importante l'esperienza mia del kart. Io non l'ho mai fatto il karting a livello professionista, come ha fatto Danilo, l'ho fatto sempre a livello che correvo da solo, con, okay, pochi soldi, però è stato, nel karting è stato il periodo più bello della mia vita. È divertente. Molto. Molto. È sempre divertente, si impara il kart, penso, sì, che tutti i grandi sono... Il kart è la base. Quasi partite dai kart, fanno il kart per tenerli, anche Danilo, tu l'altra volta
preso Keith con te per un intero giorno di karting e lui era statico, ha detto che è migliore del suo radical. un giorno che il karting era importante, certo, per manovrare, per imparare molto, no? È la base. Sì. Ma questi Minardi sono nuovi, l'F4 sono sì, sono nuovi per voi, ma hanno delle sembianze all'F1? A livello di struttura, di sicurezza sono uguali. La scocca viene fatta con le stesse norme di sicurezza del Formula 1. È ovvio che il Formula 1 ha altri carichi aerodinamici, altre potenze nel motore, altro grip, ma deve essere così, perché il Formula 4 serve a piloti giovani che provengono dal go-kart e imparano, quindi non puoi dare un potenza e carico aerodinamico che ha un Formula 1. La potenza che... qual è? La potenza in un Formula 4 hai 160 cavalli. 160 cavalli. In un Formula 1 attualmente superano i 700, quindi sono differenze. C'è un po' di differenza. Molto, quindi, ma è giusto così. E quanto fa, miglia fa, si può fare F4? Puoi fare col motore, fai tutta la stagione tranquillamente. Di velocità? Velocità. Di velocità, nel circuito più veloce a Monza faremo i 230-240. Chilometri orari. Mentre Formula 1 a Monza quest'anno supereranno i 330. Quindi ci sono. Ma 200 è già una bella velocità che non si fa per strada. Sì. Non si deve fare per strada. Esatto. Cosa hanno bisogno i nostri piloti per vincere l'F4? Keith Esak. E cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di fare molti chilometri, molti test, giornate di test. Questi sono fondamentali per il pilota, per imparare a conoscere macchine, circuiti, per avere in mano la macchina, diciamo noi. Ovviamente serve anche un po' di sacrificio da parte loro, devono applicarsi, ma questo non è un problema di Keith e Zach, perché sono molto bravi e si stanno impegnando molto bene, imparano molto velocemente. Ok. Penso che c'è bisogno di una pista, no? C'è bisogno, sì. La pista è importante. Questa è importante per tutti. Per provare. Quante ore pensi che hanno bisogno di fare? Allora, io non faccio il paragone in ore, lo faccio in chilometri. Per noi, per me, ci sono il pilota quando raggiunge i 4.000 chilometri, più o meno, 4.000 a 4.000 chilometri il pilota comincia a guidare veramente la macchina, ha la macchina in mano. Okay. Fino a 4.000 chilometri è un po' la macchina che porta avanti il pilota. Questo è più o meno, poi possono essere 3.500 o 4.500 chilometri. Grazie molto, grazie per tutta l'informazione. Prego. Per essere qua. Danilo Rossi, grazie a te. A voi. Grazie Roberto Venieri. Grazie. Nergian Facarcon, lo dico in Malte adesso anche. Lì Danilo Rossi o team principal dal Moto Formula Racing, o Roberto Venieri o il technical director. Da qua andate a casa adesso, andate in aeroporto direttamente. Che si fa adesso? Adesso abbiamo nella giornata di venerdì effettuiamo un test al Mugello e settimana prossima siamo già in pista per la seconda gara del campionato ad Imola. Settimana prossima? Sì, il giorno 29. 29, perché tanti maltesi mi scrivono e telefonano su Facebook. Quando è la prossima? Il 29. 29 di giugno? Sì. Ok, il giorno 29 saremo lì, la televisione, certo, che facciamo tipo per Team Malta, per Zach e per Keith. Certo, ne abbiamo bisogno. I maltesi, sempre per Keith, ma anche per tutti e due, per tutto il team. E, tecnicamente, che si fa adesso? Tecnicamente mi chiudo dentro al workshop e lavorare per preparare le macchine. Laboratorio. Sì, laboratorio per preparare le macchine, perché noi il pilota ha un ruolo in pista quando deve guidare, però dietro
c'è gente che lavora per preparare le macchine che siano perfette per andare più forte possibile, quindi sono due lavori, prima il nostro, poi il loro. Ok, ma non intrecciate? No, no, no. Avete un timetable, come sì, si dice? Sì, assolutamente. Così potete fare tutto. Adesso abbiamo, perché il team è composto da tante persone, meccanici, ingegneri, che vengono okay. coordinati tra di loro con il lavoro, okay. Anche per insegnare ai piloti a migliorare se stessi. Adesso abbiamo un test, come dice Danilo, domani a Mugello, mm-hmm. e poi dopo prepariamo subito le macchine per la gara di Imola. Quindi okay. tutto un lavoro, ogni giorno abbiamo un timetable. Ok. Ben preciso. Grazie di nuovo, buon viaggio. Grazie. Fino a casa, fateci vincere. Facciamo il nostro massimo. Grazie, grazie a voi. Ringraziamo Onek, Camille Danilo, Camille Roberto Venieri, ovviamente. Mi ha fatto un momento io ora sono a Zeus Driver, è stato nel Moto Formula Racing, ovviamente il Alpha Collo, cioè non è vero, che è Keith Camilleri o che è o colma Zachary Dante. E poi umano. Mela, ftit tal-moment ilu għadkom kif rajtu kol l-intervista li l-oħra li għandu kif kena mal ovvjament il-membri ta' team, ma' team principal u kif ukoll mal-tekniku ta' team, ovvjament u hawnhekk intervista ferm importanti issa ma' Keith Camilleri, tqajna miegħu kemm il-darba darbtej oħra, żgur fil-ġimgħat li għaddew. Però maħna wkoll għandna il-teammate tiegħu li huwa Zachary Dante. Ħanibdew minn Zachary għaliex kif għadna ma' team ma' Keith ntqajna diġà u nħobbu nħallu l-aħjar għall-aħħar aħna u mbagħad ovvjament nagħlqu din il-laqgħa ma' dawn id-drivers u t-team Formula Racing, ovvjament Monta Formula Racing, ovvjament ma' Keith. Mela, Zach. Let's switch to English because you understand us better. Yes. Or American. English. All right, Zachary, where are you from? California. California. It's a long way to come. Yes. To Malta. Zachary, you're 15 years old, right? Yes, I am. From California, now driving for a team named Malta. Did you hear about Malta before? Except in America, because there are 7 places called Malta. Never. never heard of Malta in America? No. There are actually 7 places called Malta in America. I was looking at the maps last time. Small places, very small places. Yeah. But did you do your research before you came here? Did you find it on the map? Yes, I did. It's very small. I had to look. How do you find it here? I like it a lot. It's fantastic. Okay. The beaches, it reminds me a lot of when I was in the Caribbean. All right. The beaches are really nice. The hotel was really nice. Nice things to say. Yeah. Nice thing to say. It reminds me of the Caribbean because, I mean, for us it's important, even with tourism and stuff like that. Being 15-year-old, does it affect your school? Are you at school? What are you doing at the moment? It's hard being in school because the teachers don't give me work to take to the track, and I have too much to catch up on when I go back. Wow. Yeah, and I have tests all the time. Okay. And what are you at the moment? What are you doing at the moment at school? School. Which just, level? It just finished. You just finished school? Yes. Now will you go to high school? Yeah, I was in high school. Oh, I was in ninth school? Grade. Now? Tenth next. Grade. 10th grade next year. 10th grade? Yes. Okay, because I'm not used to the American way of schooling, I mean. So do they not understand what you are doing? They understand, they're just not helpful. They're not helpful? No. When I go back, by the time I catch up on all my work and I have a test, I have to go to another race. And they don't help, so it's been hard to catch up on all my work. It's a long way coming and going. Yeah. As well, eh, for you? Especially since the last 2 weeks I had exams. Okay. And I wasn't there for 2 weeks. Okay. So I didn't get to study. But at least one thing you got over, Keith, is that you have tracks over there where you can practice. Yeah. Which we don't have over here. Which is, we have to go to Italy. Yeah. For that, or to Sicily, whatever. How did you start in motorsport? You're only 15, I mean, and you're driving a big car already. I mean, yeah. Yeah, how did you start in motorsport? When I was 3 years old, I was sitting on my grandpa's lap. 3 years? Yeah, when I was 3 years old, I was sitting on my grandpa's lap every day watching NASCAR. Oh.
And then when I turned 9 years old, I decided to try racing, and ever since then, it's been something I've loved. Okay, NASCAR, how do you find that? It's beautiful, isn't it? Not as good as Formula One. No? No. Indy? Indy's nice. You got Indy, I mean, which is close. Yeah. Yeah, I live 45 minutes away from an Indy car track, so I go there once in a while to watch a race. Okay, did you do karting? Yes, I did. As well? Yes. Which helps a lot. Yeah. Obviously, I mean, that's where everything starts from. Yeah. Basically. Now, the transition from karting to Formula, the Formula category, how come? How come you did that? Well, my coach, Danilo, was starting a team with a lot of other people, and he thought it'd be a good idea for me because it was the first year of Formula 4, and he thought it'd be good for me to learn and then be able to take a step forward from karting, but keep doing karting to keep learning the things I need to know for cars. Had you driven as big a car before? I mean, April was the first time. April was the first time. Was it? Obviously, karting is karting. Yeah. A small kart is easy to handle. Let's say easy. I mean, it's different, but it's not as hard to maneuver as a big car. Yeah. How did you find that? Was it a bit harder, or it was different? Or was it your dream? Do you practice like it on simulators? No, I've never tried a simulator before. No. But karting helped a lot because it's a lot physical. That's and scary, it yeah. helped me a lot in cars. Helped me get stronger and. That's one good thing about karting, because it's very physical. Yeah. So it's easier, sort of, in a bigger car then. Yeah. To maneuver, probably. Yeah. Karts help me a lot for cars. Okay. Well done. All right. Now, we've heard you want to become an F1 driver. Yes. It's everyone's dream. Yes. It was my dream, but I became an astronaut instead. Have you seen our roads? No. I'm joking. The first one for the USA. Because you don't have Formula One drivers in the USA. And if it happens for you, which I wish, and I hope for as well, you'd be the first one. How come? Is this true? Yes, of course, obviously. But why? Why not Indy? Why not ASCAR or NASCAR? Why not something else? Why F1? Because Formula One, you get to travel all around the world to very cool places. Okay. Indy, it's fantastic. America's but big, but you get to travel. Yeah, America. Yeah. I've been to a lot of places in America, so Formula One just seemed great because I get to go to a lot of places. Is it just because you want to travel, or you just because you want to drive? Well, I want to race. All right, driving has its ups, hasn't it? I mean, but traveling and driving and winning. It's another thing, isn't it? Yeah. So, how do you think you're going to go about it from here? Just keep taking steps forward, keep practicing and trying as hard as I can. Okay. And keep getting as much help as I can until I can take the next step. All right. And keep winning for us. Yes. For the Maltese team now. It helps you as well, and it helps us and Moto Formula Racing. Right. Now, this is an important question. Even Pierre... Vella asked you yesterday at the launch, how are you going, you two, between yourselves? With me and Keith? Obviously, I mean, it's you two here. Yeah. Between, I mean, you're the main part of the team, you are driving out there. Is Keith getting in your way? No. No. I like Keith a lot, he's really great. You see, here you relax, you can talk more than you did yesterday. Yeah. Yesterday, maybe you were stressed out a little bit. Yeah. How do you find yourself with Keith? I like Keith a lot. He helps me a lot. We talk all the time. Okay. He's funny. Yeah. Yeah. And I just feel like we have a good relationship together. Good. He's a good support. Yeah. Because I know him with his brother, and that's what he does with his brother. Obviously, he hasn't got his brother, but you're taking that part at the moment. I mean, you're like brothers out there. It's important because it's a team, and a team, that's what... why it's called a team, because we have to act together. Yeah. So you think you're getting the act together? Yes. Good. Keep winning for us, huh? Yes. All right. We've heard as well, the direction are giving me an important question as well. We've heard that Daniele Rossi is very hard on you. He even whips you to get there. Is he really very, really very hard on you? Yes, but it's for a good reason because he's trying to help me get to the next level and see if I can handle it. Okay. But
Do you do what he says, or? I try my hardest. You're 15, so yeah. I don't expect you do exactly everything. But there you go. Once again, thank you for being here. Thank you for being part of the team, and good luck in the future. One day, I might look back and I say, look at that Formula One driver. I interviewed him way back ago. Thank you very thank much. Thank you. Keith, excuse me, we're going to do this in Maltese because it's better for us. So we can converse a bit. Keith, كيف تحسك؟ طيب. البلا كانت لونش صبيها. صبيها الهولما. ايكو. الهولما. الهولما وصلت وبديت الستوريا تاع مالطا على فورمولا ريسينج. اوبفيامنت كيف تحسك؟ الاول درايفر مالتي في الفورمولا ريسينج. اسا انسى الانترفيست اللي عندي منا. اديناو مع التيم. اورايت وعملت الاول تاليا. كيف تحسك اسا لي تكتب دي الستوريا؟ Fem, l-in, hosni kontent ħafna, mux għax jien l-ogħal u jiet jew għagittib. Hosni kontent ħafna li jiet etnamlu xaħġa li tista tiswa ħafna ġit għal-motorsport ta' Malta. Xaħġa li għal-ħafna, forsi rajni għan possibli. Eżat, li għabel kienet ħolma, għabel konna għasna ħolmu għanaxseb, li konna timi msemmi għal-Malta. U nies bravi bħal Danilo bħal Roberto Venieri ġviri. Forsi kienet at the right time li nies bħal Tonio Cimi, Cini u l-MMF. Eżatt. Individwaw. Xol kollu xol. Forsi at the right time li ġan toċ ta' li kunem din il-transition bej minn mill-karts għal Formula 4, għal Formula Racing bil-ħolqien ta' dan il-kampjonat ta' Formula 4. U kienet at the right time. Abadnija, dry time, ekku, levem, biex xol kollu l-għamlu Tonio Cini missiri jem ħafna nizvili. Ovvja, ovvja. L-ħadmu ħafna. Bada zemmi Tonio Cini, għad zemmi team, ovvja. Eżatt, kullħat, levem. ħadmu ħafna biex wasalna sawek, ma kien iċċiżi għas xej. Wasalna, ġejna t-tennis ġi jissa li missimola. Looking forward. Imola jesem kbir. Għazgur. Imola diġa jesem kbir, meta semmi Imola. Nimet nsemmi Imola nfitar f-senna. Għada kif t-mur emmek, eżattament, f-senna, dak li sem li għaddi memmoki, naħseb kif t-kun emmek, u t-kun ħassu emmek, naħseb jena t-ħossu kek. Emozjonanti ħafna. Naf li jinti kapaċi li kontrolla l-emozjoni tijak, pero naħseb ħat t-ħossok proud li ħat t-kun emmek, u ħat t-ħossok strong iktar. Naħseb li nkun jgħat fil-pizz u kol bizziet, għasib għu għan konet nsu u għan t-laq ġviri għat t-ġri għan emmek. Ġiri ħriċt minn ġol jismek ekku tara li l-kien nifsek u dajt. Matanijin, jgħatem. Sissa le, sissa le. Le, dik l-ħagġa. Meja vera, le. Dik l-ħagġa tajt b'majn. Ifem, le ġili nibda najt kif jistajkun wasan. Leħolma, eddiġ. Eżat, da najt imma vera, ma. Le, ifem, serin tajab ħafna, kontent ħafna, looking forward. Kit, l-ewel race, kellek accident. Ejva. Rajna, kun għedin naraw, għamek u għek, ġifiri, iġġara eżat. Sfortunatament, fuq l-istart l-ewwel race kulħadd kważi waqgħa f'postu, kienet l-ewwel tiġrija allura su l-iżbalji tal-bidu ngħidu għandna. Eżatt. U ħrixt jiena u eżatt kif ħrixt jiena ġej ieħor minn warajja, kien jgħid biżjed speed minni u għadda eżatt minn dejja mill-ewwel karozza għaddejna, mit-tieni karozza ġibed daqsxejn lejn naħa tiegħi u sfortunatament qabad li r-rota ta' quddiem grippjat li ma' rota ta' wara tiegħu. Peress li r-rota ta' wara ma tistax iddur l-ewwel hemm lilu ma tantx affettwatu daqshekk, però lili peress li l-steering. Eżgur ta' quddiem. L-steering dar u ġiġu idejja u weġġa' li. Għadek daqqa x'istering bidu lek immaġina. Le eżatt kif dar kontra. Steering żgħir. Mhux hekk? Għalajta ta' steering nimmaġina. Eżatt, teħ daqqa ta' steering ġo idejja. U kellek konsekwenza ta' żewġ tilaq l-oħra mbagħad. Ifem, it-tieni tiġrija kelli il-fizjo ta' tim ġviri Alexander ħad li ħafna ħsieb idejja inkollu ġviri jagħmel li kien hemm bżonn. Għandkom team person li għalhekk ukoll il-fizjo jiġifieri. Ħa ħafna ħsieb idejja u għat-tieni tiġrija minn hemm u minn hawn orrajt, kienet orrajt, però mbagħad peress li t-tieni tiġrija għat-tielet tiġrija kien hemm daqsxejn break kbir. Idejja laħqet qabdet biża tiznefa eżatt. Għax ma komplejt forsi. Batejt ħafna fit-telet tiġrija. It-telet tiġrija suq ta' vera noħdu pjaċir nsuq. Ok. Mela, fit-tini race, Keith, kellek kruċ impressionanti li mill-18 il-post, spiċċajt fl-11 il-post. Ejwa. Xaħġa. Flasher post. Kif għamilta din? Flasher post? Flasher post. Flasher post, jirġa. Kif għamilta din? Kif irna xie? Għamilt ħarġa tajba ħafna, vera kienet tajba. Kien. Rajt il-gap għattaqseb
Efem, l-ogħol t-ġrija, l-ogħol t-ġrija mil-zbal li bdejt nħares. 22 karozze. Eżgur, 22 karozze. U int mit-min ta' l-ogħol t-ġrija mil-zbal li maħx jina fluk ħares li l-lajt jina d-dakollu ġdita li jja. Muxek. ħares li l-karozza ta' uddim, l-karozza ta' uddim baqa temmek. Titallem. Baqa temmek. Għal par speċi t-tenis t-ġrija mbat ħares li l-lajt, frajt l-lajt. Pum. Tlaqt. U ġveri, eżatt, għamilna ħarġa tajba ħafna t-tenis t-ġrija. Alla ġar post. Impressionanti. Prozet. Thank you. Diġa saqsejti jilek, pero ovvjament naħseb f'dan l-istadju billi nerġa nistaqsija tħossok f'dinja ġdida hawnhekk. Għax ovvjament inti issuq hawn Malta fil-hill climb u sejjer tajjeb ħafna. Fil-hill climb kellek rebħiet dan l-istaġun għaddej rebħiet ġejt it-tieni issa fil-ġewwa sqallija jisbal. Jiġifieri kellkom. L-efem, dinja ġdida bil-fors, u dat tip ta' livell ta' sport fej wasanna għawek, ek mux pal hill climb. Ok. Mux jatnajlek, imma hill climb iżjed isa tkun dilettant u suq xorta, dimma stax tkun dilettant. Tkun dedikat sa' għalja biex tamela dil-ħagġa. Tibda toħroġ professjonali, kemm jista' jkun eżatt, aħna ma nistgħux inkunu professjonali għaw Malta, ma forsi l-qudiem jista' jkun li naqelbu professjonali. Kellu bżonn. Jalla. Kellu bżonn li. Ovvjament, hawnhekk issa jitlu Sebentrano, kif jgħid it-Taljani, l-sponsors. Eżatt. Biex issir professjonali, ovvjament, kif qegħdin? Għax ħaġa ġib l-oħra, vera marbuta ma dak li għadek kif għadli. Eżatt. Kif nistgħu naqelbu professjonali? Le, rridu żjed sponsors, però nixtieq nirringrazzja l-sponsors kollha tiegħi miex jien tajjeb ħafna. Et ikonna feedback tajjeb, fej qabel konna nċemplu aħna, stej ċemplu n-numa. Għawek rrit minna ħatijaj, ovvjament, għannum ta' kit, għannum tal-motorsport, għannum ta' kemili nħamba dal-snin kolla fuq il-motorsport jien nixtieq nirringrazzja l-dak l-sponsors li issa qed jitqanlu, qed uqumu, qed jindunaw li ovvjament mill-motorsport jistgħu jgħidu return tajjeb u nixtieq nagħti ringrazzjament ovvjament lil min qed jgħin għax dan huwa importanti ħafna. L-sponsors kif qegħdin? Tajjeb, sissa din tajjeb, għanna bżon nizjet, għanna bżon. Tajjeb, għanna bżon. Eżatt, għallu għallija. Set għamlu l-kampjonat, issa l-mistaqsija li jmiss. Diki. Għax ġejalija, u? Le, għanna jgħid. Għed torbot mistaqsija ma l-oħra, u miexin. Biex nkunu nistgħu nkunu kompetittivi sew għandna bżonn niżjed ħafna niżjed sponsors. Biex nkunu nistgħu nitilgħu nittestjaw għax aħna biex nitilgħu nittestjaw nfuq ħafna flus. Diġà. Għandna bżonn it-tim, għandna bżonn it-tajers, għandna bżonn kollox u travelijaw. Okay. Hotels kollox ma kollox u biex inlaqgħu mat-top drivers, ġifieri jekk tqabbel ma l-aqwa xufier li kien hemm wieħed mill-aqwa xufier li kien hemm ġo Adria u għamel 7,000 kilometru, jien għamilt 500 ġifieri. Hemm naqa' differenza mhux ħażin. Differenza kbira, għandek bżonn kif smajna. Le, jekk kolli sponsors inkunu nistgħu nagħmlu għad il-ħaġa. Smajna tekniku jgħid ftit tal-ħinilu wkoll bżonn 7,000 kilometru. Emmek dejt vera s-suqa, dejt. Eżatt, eżatt. Titt 4,000 km, jiġifieri. Eżatt, biex taqbad is-suq il-karozza, biex il-karozza s-suq li jilek. Eżattament, eżattament. Mux għax edha s-suqek, imma. Ewi, imma. Ovvjament, iktar ma jkollok knowledge. Iktar konfidenza. Iktar hemm ċans li forsi narak fuq il-podium iktar spiss. Kellu bżonn. Iktar. Emmek nimmiraw aħna. Ta' mela, grazzi ħafna, ovvjament. Mela, l-appell tiegħi, ovvjament. Għanna li daw iż-żaza ħaw qed narawhom rajna lin-nies kwalifikatissimi, 5 times world champion, ovvjament li kien magħna l-team principal Danilo Rossi ftit tal-ħinilu t-tekniku rajnieħu ukoll ovvjament huma nies professjonali. Il-bqija tat-tim kollu huwa professjonali, grazzi lil Serena ovvjament li hija persuna li mbuttat dan it-tim kollu, ovvjament. U qed ħafna flus ukoll minnaħa tagħha, però ovvjament hija persuna li tħobb ħafna il-motorsport. Tersisti ħafna biex anke l-motorsport f'Malta. Eżatt. Biex jimmexxu ma' dik storja oħra li nixtiequ li forsi terġa' tinkiteb il-bieraħ mingħand il-Ministru Mallija u ovvjament il-ħabib tagħna l-Onorevoli Chris Saġus smajna klim verament sabiħ li ħa tarawh ukoll dal-waqt għaliex kien ħaġbit ftit filmat ukoll waqt li kien qegħdin jitkellmu u dan il-klim kien verament inkoraġġanti ma' dik hija storja oħra li sa' nitkellmu fuqha. Mela l-appell tiegħi huwa għalikom in-nies fil-business li għandkom businesses kbar u żgħar, imma ovvjament kulħadd tal jiflaħ, jekk tridu verament tirriklamaw u jkollkom return tajjeb ta' dak li tirreklamaw, ovvjament hija xi ħaġa li qed tintwera fuq ħafna stazzjonijiet televiżivi fosthom il-television Malti, ovvjament
dejjem afdaw f'dak fis-sot. All right, nisbajni fil-politika minn ħafna politiċi u ngħidilkom jiena fil-motorsport. Afdaw fis-sot u investu fis-sot. U rriklamaw mal-Formula Racing Team, jiġifieri sponsor jagħmel dawn it-tfal. Thank you again. I mean, I know it was a long one in Maltese, but we had a lot to say as well. Once again, Zach from California, thank you again for thank being you. In Malta, for being Keith's teammate. We hope that you keep working together and you do well in the future and you both follow your dreams and win your dreams. Thank you again. Thank you. Grazie signori tal-li kontu maħna, ovvjament, għana dejjem nkomplu waslukom l-aħjar dak li huwa motorsport hawnhekk, ovvjament, xi ħaġa Maltija wkoll. I've been following international motorsport at this highest level for over 30 years. However, I know that this evening's event will generate new emotions, which I really hope will be transmitted to all present. Before we start to get to know the dedicated team who have worked so hard to make this dream become a reality, I would like to inform the members of the media that after the unveiling of the car, you will have ample time to speak to team members, drivers, and even take photographs. The new Formula 4, where the Moto Formula Racing is participating, consists of 7 events, with 3 races per event. The races are being staged at some of the legendary F1 tracks, namely Imola, Monza and Montmeló in Spain, a track which is very much close to my heart. This category was specifically requested by FIA President Jean Todt, who saw the need for this championship as a transition from karting to single-seater. The championship is being launched at a national level all over the world. Italy, for obvious reasons, is so to say, the first country to actually start the stage. Besides kickstarting this championship, it is also kickstarting the motorsport economy in Italy, which for the past years has been something which people thought about. Antonio Cini, president of the Malta Motorsport Federation, who has been, I feel, instrumental. Honorably Robert Gutayar and all of you, it's a pleasure to share this, how big our Pierre said, emotional moment. For us, it's even a historical moment. We never thought that a Formula Racing category would ever have the name of Malta on it. And this is something that we are all here witnessing, the moment that is giving us a new opportunity to our youngsters. It was something that we worked a lot. And behind us, there is a very great team that you will shortly be meeting here, who backed us a lot. And from all of them, there was a person who I wish surely to mention, which is Serena. Thank you very much for your great support that you gave to do tonight. And we want you to meet the team, especially the drivers, Keith and Zach, who are here. They want you also to have some photographs of posters they have together taken in Adria. So please enjoy the night and let's keep on making this history work more. Thank you very much. Member of the FIA Prestigious Drivers Commission. Ladies and gentlemen, I welcome Danilo Rossi. All people, and it's very pleasant for me to stay here with all my partner. And this new project about Malta Formula Racing, and I think it's a very good situation for us. It's a 2-driver just start with Formula, and it's not easy for them, but I think for the next race and continue of the championship, both have a good situation for make a much better result than what we do. And I hope, again, for the future, this is for a young driver, is a good opportunity. Ask to join us, Zach Dante and our key commentary.
I hope they are here somewhere. Bye-bye. As youngsters, they're always misbehaving, but anyway, here they are. Joining us as well, I'd like to ask Tonio Cini and Hubert Camilleri. Hubert isn't misbehaving, he's here as usual. Hubert, I'd like you to come on this side, please. I will now ask both drivers to unveil the car. And appreciate the beauty of this wonderful car that is representing Malta and Malta Formula One Racing with two talented drivers, Zach Dante and our Pete Camilleri. Even though his height tells you that he's slightly older. It's a great learning experience, but I think I have a long way to go before I start getting better and better. And it was fantastic. It was one of the best things I've ever done. What about Kate? Is he creating problems for you? No. Definitely? No. Okay, so your team environment is not going to be a Lewis Hamilton, Nico Rosberg situation? No, not at all. Not for the time being, at least. No. Okay, so you can see Zach that delivers his talent in the car. When it comes to talking, he tends to be a little bit yes or no. How's that? Yes. A round of applause for our driver, Zach. No, you remain here. Now here comes our prodigy, Keith Camilleri. For obvious reasons, we're going to be speaking with Keith in Maltese. A little bit of an apology for our foreign guest, but I think we're building heritage. We're building local heritage today when it comes to motorsport, so it's only fair that these historic moments are done in Maltese. Keith, l'esperienza ti ha? L'esperienza sa viha, xaħġa ġdida ħafna għal-Malti, għal-Liga għal-Bal, xaħġa li ma nistax nispiega xaħġa li Eccellenti. L'importante è spiegare il carrozzo. Il carrozzo sì, ma lo provavo l'anno la hiera l'inista, ne talmo, lo vedi gira, ti la taiva hafna, fallimna hafna fai giodda, o sanara, te ne ti gira, del luogo, da sa. Tegna, il risultato con Malti, l'esperienza tia, che si va in fuori il simulator, che fin fat champion at the versus in fuori virtual racing, ha messo il trasmetto al go-kart, ha scritto una fauna che fa il facilità al motorsport, ha una shift di OS ristretti, un batamel, e ti amel, hin, e ti amel, isem, għal-effel Hillcrimes. Bisissa naħseb il-ħolma tiegħu qed issir realtà u nisperaw li inkompli narok fil-kampjonat kollu tal-Formula 4. Grazie, grazie. Ċabċiba żewġ xarenti. Mela, maħna u koll għanna il-lejla l-onorevoli Manuel Mallia u il-Chris Aġus nixi li forsi naqdu ma' nawnek. Mela, Chris Aġus ħana t-sar dan jenajdu jitħol bil-karot, samma mux ħan teħċans li jmur dawra bija, ġiviri forsi ndur naqra sa ħalli kollu l-esperienza ta' xinu l-motorsport lokali. Oliver Chris Aġus, fidek. Jena ħana me l-kumment għasir bil-Malti, ma t-na me l-kumment għasir bil-Malti. Għot għara jax. Għabel xej, nejt proset ta' din l-inizjattiva, naħseb kienet ħolma li tim li rappresenta l-isem pajizna, sepp kienet ħolma li għad-delettanti, dawk il-ħafna delettanti, għad-delettanti karozza fl-ħar sali realtà. Għoset li l-Tonio u t-tim li kellu madwaru, sabiex ħolma li l-esperienza issa qed issir fatt. Rekkit, najdu proset, good luck, jena segwejt. Il-tiġrijiet ta'kom, għax Tonio għalli il-ħinijiet li kellu biżiru t-tiġrijiet allura. Segwejt il-tiġrijiet ta'kom, proset, allura rizultati, jena konvintu ċert. Li viżmin li ġej, t-tejja per rizultati għaj. Ma kem għalik personali kif ukoll għal-pajjiżna, u allura good luck għal-rizultati l-ekul zekk. Kif jidher kif għal
naħseb jidher li se jkun hemm team out u li ħaġa importanti fis-suċċess ta' kull ħaġa hija li jkun hemm team out u naħseb din l-għadda ta' bejniekom tfisser li is-suċċess jista' jkun mhux biss bil-inner post li turi l-għadda fejn bejniekom u riżultati żgur ma jaqsux. Jiena l-ħormata tiegħi u tad-dilettanti tal-karozza u tal-karozzi u li fiż-żmien li ġej din il-ħolma ta' tant ħafna dilettanti tal-karozzi. Issi r-realtà li konna trakka pajjiżna, allura hija naħdmu flimkien dilettanti kollha, għandna ngħid kollha biex hawn ħafna dilettanti differenti tal-karozzi, hija din il-ħolma flimkien nagħmluha realtà fiż-żmien li ġej sabiex kit. Għadem fuq simulator, fuq simulator li ġej, training team fuq trakka ta' livell li tista' tkun training team tagħmlu mod aktar fattwali. To our foreign guests, it is a pleasure being here with you for this inauguration of this Malta Formula Racing. It is a dream come true for the group behind Kate and his colleague Zach. I was impressed by your comments. Behind every success, there is a group, there is a team. And I believe this team spirit would be most important if we are looking for this team to be a success. So good luck for your future endeavors, and we look forward to seeing more successes in this team. It has been only one race, I followed the race, and I do hope that this success would be enhanced with more successes in the future. Good luck again for the team and for both of you drivers. Immaġina li ħafna minkom qegħdin isaqsu x'qed nagħmel hawn jiena Ministru tal-Intern u din l-attività hawnhekk il-lejla. Għal ħafna minkom li forsi ma jafux meta jinkom żagħżugħ, jiena kont entużjast ħafna tal-hill climb u pparteċipajt drabi u anke kont President tal-Mota Racing Club għal diversi snin u allura dan l-isport huwa ferm għal qalbi u għalla volja spiċċajt minn dik l-attività, jiena bqajt dejjem konnessjoni ma' dak li qed jiġri fl-isport u dejjem bqajt niftakar il-ħolm tagħna meta konna l-organizzaw fl-antik li xi darba jasal jum bħalma qegħdin illum fih. Jiena meta ntqajt ma' Serena ftit ta' xhur ilu u spjegat li x'kien il-ħsieb tagħhom, jiena mill-ewwel għaddejt dan il-messaġġ lill-Gvern u għalik li ovvjament tlabt l-għajnuna tal-Gvern inti taf kemm il-Gvern għen f'dan ir-rigward biex din il-ħolma qed issir realtà u jiena provajt kemm jista' jkun noffri dak is-servizz l-ewwel nies għaliex għandi ferm għall-qalbi dan l-isport. It-tieni għax meta nara żgħażagħ bħal Kit, bħal Zak, Kit in partikolari Malti li qed jikteb paġna fl-istorja ta' dan l-isport, jiena rrid żgħażagħ oħra illi effettivament ikollhom ukoll opportunità illi jkunu jistgħu jippratikaw dal sport. U nixtieq nara xi ġurnata dak il-ħolm li darba kellna mhux biss javvera ruħu f'dal-jum fejn qegħdin niċċelebraw illum, imma f'aktar billi konna faċilitajiet aktar għal dan l-isport biex naraw li minnu entużjast ikun jista' jippratika dan l-isport. Jiena il-Serena mhux biss inkoraġġi illi dan l-avveniment tal-lum jista' jkun possibbli. Imma anki assigurajt ukoll u għaw nirringrazzja anka lill-PBS illi anki kienu tajnuna ferm u nirringrazzja ukoll il-kollega tiegħi responsabbli mill-isport dan il-pajjiż għall-għajnuna tagħhom kemm morali kif ukoll finanzjarja. Lilek jid nixtieq nawguralek kull suċċess, inkluż inti Zak, però sa nindirizzak bl-Ingliż minn ħoftit ieħor. Inti ovvjament tifel ta' ħabib tiegħi wkoll illi fl-antik niftakru lil xulxin f'dan l-isport. U għalhekk nixtieq nara illi l-isem ta' Malta mhux biss naraħ fl-isem tal-Malta Formula Racing dan l-isem ta' pajjiżi u dan l-isport,
e mai convint elli l'entusiasmo tiak, bel capacità tiak, bel sforzi tiak, bel training tiak, entu kolsa tibni isem mux bis al dan il-team immanki al pajizna. U ta' dan annon ta' kulħadd u tal-poplu Malti għaw ċin nirringrazzjak. A few words in the English language for our English-speaking guests. In the first place, I am pleased and honored indeed to be here tonight, to be part of an event which marks a historical mark in our sporting history. A sports where we know that there are a lot of enthusiasts, however, we have always been quite limited in the facilities where the sport could be practiced. We have had huge success in hill climb racing, although for a time it was suspended, I would say for a considerable number of years. But now we see the sport also of hill climb again taking its way back. And here I would like to thank not only the participants of the sport, but also the administrators, the people who have kept the sport alive throughout these years. Because I was an administrator myself in the sport, and I know the dedication, the long hours of meetings that one has to hold in order to make every event a success. I would like to wish you, Zach, thank you for participating in a team that bears our name. I thank the people who had this great idea, Serena in particular. I thank the government, as I've done in Maltese language, and to my colleague responsible for sport in Malta and Gozo. And I'm sure, Keith, and now I address again myself to you, you both would have every success in the sport. Thank you very much for listening. Thank you. Of light. It gives us maybe a brighter future. We're getting old, but our youngsters here are still at their best. So let's support them, because it's what we have, what we believe in, and after all, their talent is there. Ladies and gentlemen, I'd like to thank you once more for being part of this incredible event. But we want you to join us, as most of you have already done, in this incredible venture of Malta Formula One Racing. I hope you'll enjoy the rest of the evening, and once more I thank you.